chiedere se si è parlato anche di salario minimo, sai che il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si stanno pressando sul punto. No. Di questo non si è parlato. Non è un tema, segretario, questo. Di questo non si è parlato. No, lo chiede al governo. Il governo ci ha detto che all'ordine del giorno oggi c'era la salute e la sicurezza. Se si è discusso anche di altri temi, come vi ho detto, è perché noi gli abbiamo chiesto di discutere anche di questi altri temi e poi abbiamo avviato un confronto. No, segretario, il resto... salario minimo è una priorità da approvare, sì o no? Questa è la domanda. Secondo... Ma lo chiede al governo? Lo no, chiede no, secondo lei, la CGIL e gli altri sindacati, se il salario minimo è una priorità da approvare, sì. Noi, come noto, abbiamo da tempo indicato la questione che riguarda il superamento dei contratti pirata e stiamo ponendo il tema che riguarda di dare una validità generale ai contratti nazionali maggiormente firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi. E dentro a quello schema per noi questo vuol dire non solo garantire i minimi dei contratti nazionali di lavoro, ma vuol dire garantire i diritti nel lavoro di tutti che sono fatti anche da tutti gli aspetti normativi che oggi non ci sono. Ma di questo vorrei che fosse chiaro, di questo il governo oggi non ha fatto alcun cenno, né ha posto alcun tema e ci ha ribadito, come ho detto, se era per il governo oggi si discuteva di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, punto. Si è discusso di altri argomenti perché noi abbiamo chiesto di discutere anche di altri argomenti e abbiamo posto naturalmente questo tema. E questo non c'è niente di nuovo rispetto a quelle che sono le posizioni che noi in questo periodo abbiamo espresso. Non è che è una novità, non ne abbiamo discusso col governo, ma quello che sono il nostro pensiero e le nostre proposte mi paiono ampiamente conosciute in questi giorni, visto che ne abbiamo parlato.